Salve cavalieri oscuri e benvenuti su questo nuovo episodio di Sonic Force. Quindi iniziamo, raga, la storia con Sonic. Visto che avete visto la volta scorsa la diretta con gli episodi di Sado. Allora, io normale o difficile? Allora, per i principianti che non hanno mai giocato con Sonic, per chi già conosce i giochi di Sonic, beh, lui ha fatto difficile che io i giochi di Sonic li ho giocati tutti in pratica. Ah, perché finora ha scherzato, scusa. Vai, Sonic! Sonic, le truppe di Eggman stanno invadendo la città! Ci serve qui e subito! Aspetta, Tails, sto arrivando! Vai col turbo! Vabbè, per niente. Wow, guardate, è enorme! Esce fuori di tutto quando il tuo quartiere si trasforma in un deserto. Per pulire sarà una pelle in più. C'è sabbia dappertutto. Green Hill sembra sempre più una collina di sabbia. Ah, comunque finisce Green Hill. La città deve essere vicina. Arriviamoci all'azione. Comunque, stavo dicendo, vorrei dedicare questo primo episodio a Mickey Gamer. Ah, peccato, non ho tenuto la S, ma ci è mancato poco. E Sonic è stato sconfitto.
portato di Eggman è inarrestabile. Senza Sonic, la gente sta cominciando ad essere disperata. Non possiamo permetterci di disperarci. Io continuo a sognare che Sonic sia qui con noi. Non pensate che potrebbe... Io sono ottimista, ma sono anche realista. Sonic non c'è più, Eggman. E Tails? Beh, Tails ha perso la testa. Se vogliamo vincere, facciamolo senza di loro. Silver ha ragione. Negli ultimi mesi abbiamo sperato in un miracolo. Ma ora dobbiamo crearlo noi, un miracolo. L'armata di Eggman ha terrorizzato tutti. Se vogliamo il loro supporto, dobbiamo dimostrargli che la forza non è data dai grandi numeri. Non tutti sono terrorizzati. Non dovrebbe arrivare una nuova replica. Sì, un superstite della città, giusto? Un attimo, controllo il file. Bene, e adesso devo creare il mio personaggio. Comunque, ditemi una cosa, secondo voi il doppiaggio di Silver si sta oppure no? Perché sinceramente non lo vedo molto bene come doppiaggio. Anche quello di Amy. Fatemi sapere. Allora, vediamo un po'. Vediamo, beh. Gatto, va bene, l'uno, ok, vediamo un po' gli occhi, vediamo un po' qua, ah, questo mi piace, ovviamente viola scuro, colore nero. Ah, la voce? Vabbè, la prima va bene. Anche se la voce non so cosa serve, se poi non parla. Vediamo un po' la cosa. Vado con la breakdance. Siate tutti vivi. Le forze di Eggman hanno annientato le nostre difese a Green Hill. E la resistenza in città riferisce che qualunque cosa abbia finito Sonic... Scusate, non mi sono ancora abituato all'idea. Qualunque cosa le ha spaventate e messe in fuga. Tutte tranne questo eroico amico, che è un superstite arrivato qui tutto intero. Vi presento la nostra nuova recluta. Meno tu, Charmy, ma è utile avere con noi il tuo di dietro appuntito. Ecco qui, prendi, amico. Ci affidiamo a te. Ok, diamoci una mossa, forza. Dobbiamo andare a salvare il mondo. Sì! Ma poi una cosa, come mai non c'è Braid? Perché Braid è l'unica che manca in Sonic Force. Tutti gli altri ci sono, ma tranne lei. Va bene che lei fa parte di un mondo a parte, ma in Sonic Hedgehog lei c'era con Silver. Mi sembra anche in Sonic Generation. Ditemi se sbaglio. Bene. Ho ricevuto delle notizie incredibili. Sonic è vivo! Davvero? Fantastico! Cosa? Oh, grazie al cielo! Lo sapevo, lo sapevo! È rinchiuso nella prigione orbitale. La mia spia lei dice che si trova in una cella di isolamento e che continuano a torturarlo da mesi. Ma è terribile! Dobbiamo salvarlo! Una squadra si sta dirigendo allo spaceport di Chemical Plant per prendere in prestito una navicella. Forza, ragazzi! A chi interessa un'evasione vecchio stile? Vabbè, non è che se ne sia bisogno, eh? Ma vabbè.
superficie del tunnel orbitale. Credo che possiamo respingerli per ora. No, aspetta. Attenzione. Il mostro mascherato è qui. Quello che ha sconfitto Sonic. Fai attenzione, spinga. Dobbiamo trovare una navicella. Adesso però, perché il nome è Spina? Non è a me. Dico, Spina. Dico, a questo punto tanto vale che usavo, non so, il personaggio femminile. Fuoco! Cavolo, è bello. Ah no, non è questo il momento. Aspettate il mio fuoco, tutta la mia ira. Ops. Mi sono un attimo distratto. Colpa mia. No. Quello sembra un treno merci. La scorta delle scorte, non credo che sia armato. E su. Via. Aiuto. Geronimo! Vabbè, potevo fare di meglio. Mettiamoci mentre espiro di quella mano. Ci serve una navicella per raggiungere Sonic. Sta tranquillo alla rampa di lancio. Prendete una navicella prima che diano l'allarme. Ok, qua ho avuto paura di morirci. Bruciate! Perfetto! Non importerà se la usiamo per un po'. Sbrigati, spera! Esce da lì appena tutti sono a bordo! Vai in fretta! Sì, sì, ok, in accordo un attimo. No! Ma non ci credo! Io mi ero spostato! Non importerà se la usiamo per un po'. Sbrigati. Ancora! Sarà che sbaglio io qualcosa? Ah, ecco, infatti ho sbagliato io. Infatti ho schiacciato la hit e non muovevo. Dovevo solo schiacciare la levetta. Eccomi qua. Guarda per un passaggio, eh. Ragazzi, io direi che questo episodio si può concludere qui. Quindi ragazzi, vediamo alla prossima. Ciao.